Fulvio sperava di fare scintille, ma siccome Federica gli ha spento i bollenti spiriti, sente il bisogno di consultare la sessuologa Nada Loffredi. Pronto? Nada, buongiorno. Eccoci Fulvio, buongiorno. Buongiorno. Veramente penso di aver superato ogni mia aspettativa e mi sono veramente messo in gioco, tuttora mi sto mettendo in gioco. Questi miei pensieri non vengono condivisi da lei, anzi lei è partita subito in quarta, però in senso negativo, facendomi subito chiaro il fatto che lei non provasse alcuna attrazione fisica nei miei confronti, mi ha messo un po' in blocco. Comunque non è bello sentirsi rifiutati. Quindi anche tu non sei così convinto di lei? No, io infatti io l'ho anche detto, io ho detto se tu sei così quella che mi stai facendo vedere di essere, a me non piaci. In una relazione tu ti trovi ad essere, a sentirti rifiutato, non sei soltanto tu ad essere rifiutato, perché anche Federica si sente rifiutata da te, nonostante le tue attenzioni, quindi evidentemente qualcosa lei non arriva di quello che vorresti farle arrivare, perché lei giustamente pensa, com'è possibile che Fulvio mi voglia nonostante io sia e mi stia mostrando in questo modo? Se continuate a parlare di questa questione, siccome non è che avete idee alternative, perché non è né una colpa non essere rimaste attratte né nulla, non vi fate conoscere davvero. E in effetti sono convinta che né tu di Federica né Federica di te conosce nulla. Non so che idea ti sei fatto, mi sapresti dire com'è fatta Federica veramente? No. No, Federica ha confessato che comunque c'è anche un forte distacco a livello mentale, però mi ha fatto comunque intendere che lei con un'altra persona si sarebbe relazionata in un modo completamente diverso e più aperto. Sia anche il mio carattere che magari l'ha chiusa un po' e cercare magari di farla un po' sbloccare. Questo riesco ancora a farlo, credo. La persona che ho davanti mi deve un po' stuzzicare. Gli ho comunque detto, guarda che non è che ho proprio un rifiuto totale nei tuoi confronti. Va bene, grazie per la disponibilità e per i consigli. A presto. Cercherò di metterli in atto. Va bene? Ciao. Ciao, Nada. Ciao, buona giornata. Beh, adesso ho voglia di tornare in spiaggia, dato che lei si sta godendo il sole e io no adesso. Un po' invidioso, speriamo in bene, quindi non mi resta che comunque concludere la mattinata nel migliore dei modi.